1815 nel 1816 in risposta al reverendo James Clark, che era il bibliotecario del principe reggente, quindi del futuro Giorgio IV, il quale le aveva mandato un biglietto nel novembre 1815 dicendo: gentile Miss Austen, il principe reggente ha molto apprezzato le sue opere finora pubblicate, e precisamente nel 1811 Ragione e Sentimento, che era allora anonimo, nel senso che nel frontespizio c'era scritto By a Lady, non c'era il nome di Jane Austen. Poi aveva scritto nel 1813 Orgoglio e Pregiudizio, che forse è il più famoso dei suoi romanzi, e nel 1814 Mansfield Park. Allora, il principe reggente aveva letto questi romanzi, li aveva molto apprezzati e voleva comunicare attraverso il suo bibliotecario a Miss Austen che nel caso lei avesse avuto un qualche romanzo in via di pubblicazione, si sarebbe dovuta ritenere libera, assolutamente libera, di poterglielo dedicare. Naturalmente dedicare un libro al principe reggente era un grandissimo onore alla fine del Settecento. Significava popolarità, significava riconoscimento di valore, quindi Jane Austen ovviamente ne è gratificata, ma siccome il reverendo in quello stesso biglietto le aveva chiesto anche di delineare in un suo eventuale romanzo le abitudini di vita, il temperamento e l'entusiasmo di un ecclesiastico, quale lui era, dato che lei era così brava a caratterizzare i suoi personaggi, Jane Austen deve rispondere qualcosa non solo al principe reggente, e la risposta sarà la dedica del 1815 di Emma, che esce in quell'anno, a lui, una lunga dedica piena di fervore, ma deve rispondere anche al reverendo. E gli risponde con queste parole, che adesso vi leggo, da una lettera appunto di qualche giorno dopo. Sono molto onorata dal fatto che mi ritenete in grado di ritrarre un ecclesiastico come quello da voi abbozzato nel vostro biglietto del 16 novembre, ma vi assicuro che non lo sono. Del lato comico del personaggio potrei essere all'altezza, ma non di quello buono, fervente e dotto. La conversazione di un uomo come questo deve a volte vertere su argomenti di scienza e di filosofia, di cui io non so nulla, o almeno di tanto in tanto deve abbondare in citazioni e allusioni che una donna, la quale come me conosce solo la propria madrelingua e anche in quella ha letto molto poco, non sarebbe assolutamente in grado di riportare. Un'istruzione classica o comunque una conoscenza molto ampia della letteratura inglese antica e moderna mi sembrano assolutamente indispensabili per la persona che possa rendere giustizia al vostro ecclesiastico. Mentre io credo di potermi vantare d'essere con tutta la superbia possibile la femmina più ignorante, peggio informata che mai abbia avuto il coraggio di diventare una scrittrice. E così rimanda la richiesta al reverendo, il quale però insiste, e qualche settimana dopo di nuovo le scrive dicendole: le vostre iscrizioni sono efficaci, regalateci per favore un ecclesiastico inglese di vostro gusto. E Miss Austen, un po' seccata, aspetta ben 5 mesi a rispondergli, e poi gli risponde con una lettera in cui dice esattamente la cosa che prima vi ha letto Nicola Vassallo, che ho messo come esergo a tutto il libro, ovvero: piuttosto che scrivere un libro serio, un poema epico, io mi suicido al primo capitolo. Quindi queste righe mi servono per introdurre questa grandissima scrittrice inglese, perché qui ci sono già, come dire, già tutte espresse alcune delle sue caratteristiche fondamentali. La prima è una sublime ironia. Jane Austen guarda tutto il mondo sapendo ridere. La seconda è una grande fermezza e capacità e indipendenza di giudizio. Cioè, voi dovete tener conto che davvero era una ragazza, una spinster, una zitella che viveva in un presbiterio, che stava rispondendo a un uomo di grandissimo potere come il bibliotecario, e gli risponde tranquillamente rispondendo al mittente la richiesta. Lei non scriverà mai un libro che voleva il reverendo, non scriverà mai, non delineerà mai l'ecclesiastico che lui voleva, anzi, se voi conoscete, come immagino molti di voi conoscono, i romanzi di Jane Austen, se ci sono personaggi ridicolissimi al limite dell'esilarante,
sono proprio gli ecclesiastici. Basti pensare a Mr. Collins in Orgoglio e Pregiudizio, no? Non si può leggere di lui senza veramente scoppiare a ridere. Questa è dunque la Austen che si propone a tutti noi come semplice scrittrice pura. Le capita però di vivere alla fine del Settecento. Lei nasce nel 1775, muore nel 1817 e quindi, essendo una donna invece, al di là di quello che lei raccontava, colta, nel senso che viveva con un padre che aveva una bellissima biblioteca, riceveva le riviste da Londra, si informava e leggeva. Noi sappiamo che leggeva prevalentemente le sue contemporanee, ma sicuramente, questo lo si sente in tutti i testi, l'autore che lei leggeva e rileggeva con enorme passione era Shakespeare, quindi aveva una cultura di grande spessore, ma non quella accademica a cui il reverendo faceva allusione chiedendole di delineare un ecclesiastico di quel genere. Ora, vi dicevo, vive alla fine del Settecento, io adesso indico per titoli la temperie culturale di quel secolo, perché così capiamo dove lei, come dire, che tipo di cose sente nell'aria, no? Perché poi gli artisti sentono il loro secolo anche quando non leggono direttamente trattati di filosofia. Allora, se guardiamo per titoli al suo secolo, la prima questione che sentiamo è l'identità personale, così come viene proposta da Locke nel 1690 nel saggio sull'intelletto umano, no? Lì l'idea di sostanza ormai inconoscibile ai sensi viene trasformata da Locke fino alla proposizione di due nozioni importanti, persona e memoria. L'altro grande autore è Hume, l'altro grande filosofo della sua epoca è Hume. Con Hume siamo all'interno di tutta una riflessione sulle passioni che Hume eredita dal sentimentalismo inglese, soprattutto al moral sense di Shaftesbury e Hutcheson, e diventano la tematica fondamentale del suo trattato sulla natura umana. E siamo nel 1739-40, cioè Jane Austen è morta da una decina d'anni. Poi c'è sicuramente tutto il tema del liberalismo, perché l'Inghilterra, come sapete, è l'unica grande nazione che ha già vissuto una rivoluzione industriale molto importante e quindi le teorie economiche inglesi si stanno sviluppando molto rapidamente. Poi ricordiamoci di Rousseau, il contratto sociale, siamo sempre all'inizio dell'Ottocento, nella prima metà, e anche tutto il tema dell'educazione dei ragazzi con Émile e delle ragazze con Eloisa o la nuova Giulia. Siamo nel 1762. Nel 1859 Stuart Mill scrive il saggio sulla libertà, nel 69 quello sulla schiavitù delle donne, servitù delle donne, secondo la traduzione. Nello stesso secolo la psicologia ereditata dal secolo precedente comincia ad assumere una veste strettamente scientifica. Questo è il suo secolo. Ora, lei non sembra non sapere nulla di queste cose, nel senso che noi non abbiamo nozione che lei abbia, si sia mai interessata a nessuno di queste teorie o di queste riflessioni in modo diretto. Ma pur non scrivendo mai di questi temi, la questione che ci si pone è come mai lei riesca a rappresentarli tutti nei suoi romanzi. Perché tutti questi temi sono presenti, sono incarnati dai suoi personaggi, uomini, donne, ragazzi e ragazze. Quindi qual è, come ha fatto a fare questo, è il tema che sul quale io mi sono interrogata, nel senso che conoscendo la scrittrice non potevo certo pensare di, come dire, recuperare o infilare dentro i suoi romanzi dei contenuti filosofici. Avrebbe riso di me e mi avrebbe infilzato. Quindi non si trattava di dire in questo romanzo c'è una teoria economica, in quest'altro c'è una questione che riguarda la passione. Non era questo il metodo che potevo utilizzare, appunto. E la prima cosa che però invece può essere registrata guardando a Jane Austen è la posizione in cui lei si mette per scrivere. E la sua è una posizione di libertà. Quindi in prima battuta lei interpreta uno dei grandi temi dell'individualismo settecentesco e del tema della libertà. Lo interpreta in prima persona perché non si mette a
scrivere a partire dal suo essere donna come condizione patita. Alla fine del Settecento le donne in Inghilterra vivono in un regime patriarcale e in una società ferocemente divisa in classi. Questa è la situazione in cui vivevano le donne allora. E lei, invece che, come dire, raccontarci le sue storie a partire da questa che è una condizione, diciamo, di vittima, no? di vittima del patriarcato, lei si mette in un'altra situazione, scarta totalmente il vittimismo, sceglie per sé la libertà di rappresentarsi così come lei vuole e così come lei può. Dunque interpreta in prima persona il suo essere donna liberamente, non si fa definire dalla società in cui vive, non si fa definire dal pensiero che la circonda. Questa è la prima grande, e questa stessa libertà lei regala a tutte le sue ragazze. Questa mi è sembrata la sua prima grande lezione di filosofia indiretta, perché se una donna non si mette in antitesi con l'uomo, non si mette in antitesi col maschile, sta facendo un'operazione simbolica decisiva, ovvero non entra nella logica, nella dialettica della storia e nella logica del potere che è sottesa alla dialettica della storia. Hegel, con la sua Fenomenologia dello spirito, è del 1817. Lei è come se proprio si scartasse tutto con un'estrema eleganza, una grande leggerezza, e nel momento in cui noi non ci infiliamo in quella che Hegel definiva la dialettica servo-padrone, lei poteva rigirarsela come dialettica uomo-donna, no? Ma non si lascia definire dall'uomo, entra appunto in un processo di autonoma costruzione della propria soggettività che ha a che vedere esattamente con il tema della libertà che il Settecento sta discutendo. Peccato che, essendo filosofi che la discutevano, avevano in testa ovviamente. Appunto, Moretti ha giustamente visto come fondamentale per la formazione maschile il Wilhelmmeister di Goethe, ma contemporaneamente Jane Austen stava facendoci vedere il romanzo di formazione femminile. E quindi dal punto di vista della teoria della letteratura, eccetera, eccetera, tutto questo è già molto importante, ma da un punto di vista filosofico invece la posizione simbolica che Jane Austen prende e regala è ancora più importante. Quindi questo, come vi dicevo, è la prima cosa che si impara leggendola, se la si vuole leggere con la dovuta attenzione, quindi anche con una certa lentezza. Ma poi io devo anche dire allora come ho fatto io a incrociare questa Jane Austen, che non è esattamente la Austen che ci viene incontro dalla letteratura secondaria. La letteratura secondaria molto spesso ci fa vedere appunto i romanzi di Jane Austen come rivolti alle ragazzine, in Italia questo, perché nel mondo anglosassone tutto ciò non esiste, ma soprattutto romanzo fatto di ragazze che prive di una dote che devono sposare un ricco scapolo, balli, trine, carrozze, no? Una serie di incredibili sciocchezze. In realtà il romanzo di Jane Austen non ha al centro il matrimonio e cercherò di spiegarvi perché secondo me non ha al centro il matrimonio. E per dirvi come ho potuto fare, appunto, devo almeno indicare tre piani di lavoro, di metodo, insomma, che naturalmente nella mia testa sono intrecciati, adesso qui li delineo velocissimamente un po' schematicamente. Uno è sicuramente il taglio del pensiero alla differenza sessuale, cioè libertà o condizione delle donne sono il grande discrimine nei femminismi, no? Il taglio alla differenza sessuale sicuramente ha al centro l'ipotesi che ci si possa definire da sole e in libertà. E questo per me è stato sempre molto importante perché mi ha permesso di non ragionare sulle donne a partire dalle loro miserie e soprattutto di continuare a pensare una cosa che io credo verissima, ovvero che tra i due sessi, che esistono entrambi nella loro autonomia, c'è asimmetria totale, non c'è mai simmetria in nessuna situazione. Il secondo piano che mi ha molto sempre interessato è stato quello che nel Novecento è attraversato da una riflessione filosofica
in particolare femminile, e qui c'è una mia genealogia, Virginia Woolf, Simone Weil, Maria Zambrano, Carla Lonzi, Edith Stein, no? Ovvero tutte quelle pensatrici o scrittrici che hanno ragionato a lungo sulla necessità che l'accesso alla conoscenza non sia delegato esclusivamente alla, come dire, al concetto, alla logica, alla metafisica, ma che si possa assumere come fondamentale per la conoscenza del mondo anche l'emozione e il sentire. Loro sono tutte grandi studiose proprio di come attraverso l'emozione e i sentimenti si possa avere un accesso alla conoscenza del reale, e come questa conoscenza non sia per nulla, non abbia per nulla un valore ermeneutico inferiore a quella che è la conoscenza analitica e concettuale. La terza cosa, l'aveva già un po' accennata Elvira nel presentarmi, ho con Anceschi, che era un grande fenomenologo, imparato che le poetiche degli artisti sono altrettanto importanti ed ermeneuticamente importanti delle teorie filosofiche, dei sistemi filosofici. Questo mi ha permesso appunto di dedicarmi alla mia passione preferita, cioè leggere romanzi e cercare di studiarli in questa direzione. Ora, se dovessi dire rapidissimamente, la differenza è che mentre la filosofia tende alla dimostrazione, il romanzo, o comunque il linguaggio dell'arte, tende al mostramento. Le cose si mostrano nell'arte. Nessuna vera arte dimostra alcunché. Pensate che Virginia Woolf, quando finisce di scrivere Alfaro, in una lettera a Roger Fry scrive: con Alfaro non ho voluto dire niente. Beh, bisogna prenderla molto sul serio. Siamo molto vicini a Wittgenstein, questo. Ciò che non si può dire si deve mostrare. Sì, certamente, anche Benjamin finisce, cioè Benjamin nel lavorare al passaggio in Werk, a un certo punto, per definirlo, cosa dice? Non ho nulla da dimostrare, solo da mostrare. No? Questa è una linea di pensiero molto molto importante, che appunto ci permette di guardare all'arte non come a, come dire, un orpello, qualcosa che possiamo frequentare o non frequentare, se ci piace, se non ci piace, ma come uno degli strumenti che abbiamo per capire la realtà e capire il mondo. Ora, com'è che avviene questa cosa? Perché in questo caso nel romanzo, e al romanzo compete di presentare o ripresentare nella rappresentazione, attraverso la lingua poetica e quindi la metafora, perché il linguaggio poetico è un linguaggio metaforico, l'esperienza individuale, l'esperienza particolare, trasformata in modo tale da poter accedere a quell'universale che è il comune di tutti noi, per cui un'esperienza particolare, individuale, diventa accessibile a noi che leggiamo. Cioè, perché mai io dovrei capire cosa sta succedendo ad Anna Karenina in Russia, no? Un secolo fa, se quell'esperienza particolare non fosse fortemente, drasticamente trasformata dalla forma in modo tale che io riconosco lì un'esperienza che anch'io posso conoscere. Quindi la funzione dell'arte è sostanzialmente questa, no? È questa capacità. Adesso ve la dico con la frase di un grande critico novecentesco che è Eric Auerbach, perché è perfetta, e così mi sbrigo, diciamo, su questo cosa. Auerbach dice, in un testo meraviglioso che è Mimesis: l'universale concreto, quale si offre in un'opera d'arte, contiene sempre una concezione paradigmatica del destino umano. Allora, l'universale concreto è quella faccenda che vi dicevo, esperienza particolare che accede all'esperienza universale, e lì dentro c'è in via paradigmatica qualcosa che noi possiamo riconoscere, no? Un paradigma, Nicola vi avrà già detto mille volte come funziona, cioè un paradigma è essenziale, no? per il movimento della comprensione. Ora, Che cosa succede quindi nella rappresentazione? Noi non abbiamo tanto una fotografia della realtà, perché abbiamo una trasformazione di un'esperienza da un piano all'altro, ed è quello che un'altra nostra grande scrittrice italiana, Elsa Morante, chiama la possibilità di rappresentare nella poesia. Lei sotto poesia teneva insieme giustamente sia la poesia che i romanzi, cioè tutta l'arte verbale, diciamo, l'arte che si scrive.
E diceva: noi rappresentiamo lì la verità della realtà, quindi non la realtà così com'è, ma quella specie di distillato che di una situazione di realtà accede alla sua stessa verità. E questa poi la rincontreremo in ragione e sentimento, così con l'esempio si capirà meglio. Hannah Arendt che cosa diceva delle opere d'arte? Perché avete avuto Cavarero, no? Quindi adesso ho detto citiamo anche Hannah Arendt. Cavarero è venuta l'anno scorso, vi ha raccontato tutto, l'ho detto. Allora, la Arendt dice: le opere d'arte sono le più intensamente mondane. È come se la stabilità del mondo fosse divenuta trasparente nella permanenza dell'arte, con la quale diviene concretamente presente una premonizione di immortalità. Vedete che ci sono sempre questi due piani, no? Il particolare e l'universale, l'immortalità e l'universalità, questo è evidente. Allora, questa era la premessa. La premessa per cercare di capire che cosa appunto ha fatto Jane Austen in questi suoi romanzi. Allora, il come lo fa è presto detto. Lei è un'osservatrice lucidissima dei comportamenti umani. Cioè è una donna che parla poco e guarda molto, per dirla in sintesi. L'osservazione empirica, anche quella, no? È una, come dire, un portato del suo secolo. E che cosa vuol dire che guarda lucidamente e implacabilmente i comportamenti umani? Che le interessano non per dare un giudizio valutativo o prescrittivo dei comportamenti umani, ma per registrarne la semplice descrizione. Quindi lei nei suoi romanzi ci descrive una serie di comportamenti umani. Non utilizza quindi una psicologia del profondo, che nel suo secolo non esisteva ancora, ma certamente una psicologia dei comportamenti. Questa sì, è qualcosa che lei, come dire, conosce non perché lo ha studiato, lo conosce perché la situazione in cui lei vive e in cui vivevano le donne del suo tempo era quella della casa. Stavano in casa, stavano in salotto, e che cosa avevano da guardare tutto il giorno? Che cosa succedeva tra le donne e gli uomini? Questa era la loro, diciamo, il loro libro, se vogliamo dire. Potevano leggere quello, ma lo hanno letto, pur apparentemente questa cosa doveva essere una cosa piccolissima, invece loro ne hanno letto la cosa grandiosa, cioè quello che passa tra gli uomini e le donne in una società in un certo tempo. Ora, l'osservazione dei comportamenti è quello che permette a Jane Austen di mettere alla prova il percorso di formazione della soggettività della singola ragazza in tutte le relazioni che lei ha. E rispetto alla seconda cosa che si pone in modo fondamentale per chi comunque vive in una società, ovvero come le sue ragazze possono introiettare la norma sociale. Perché non possiamo far finta di non vivere da nessuna parte. Si vive in un certo mondo e possiamo decidere come stiamo in quel mondo. Quindi il come possiamo stare in quel mondo diventa non solo la formazione di una soggettività libera, come vi dicevo, ma anche di una soggettività responsabile. Altro tema settecentesco. Ora, come potete vedere, le letture possibili di questi romanzi sono veramente molto diverse, perché se io mi metto nella condizione, diciamo, della donna settecentesca oppressa dal patriarcato, il matrimonio diventa che cosa? Un modo per sfuggire a una società che mi opprime, e quindi io divento un soggetto passivo che non sono tanto libera di fare questo o quello, quanto ho una specie di destino predestinato. Se io invece mi metto nella posizione in cui si è messa lei, allora è ben diversa la faccenda, perché tutto si rovescia come un guanto. Il romanzo diventa, e questo lo nei testi, non lo sono inventato fuori, lontano dai testi, il romanzo diventa un vero e proprio romanzo di formazione, alla ragazza compete la costruzione di una soggettività autonoma, il farsi soggetto di se stessa, e allora il matrimonio non è affatto il punto centrale, ma è l'esito di questa formazione, è il punto di arrivo, ovvero come posso scegliere l'uomo giusto per me. E quindi
la questione cruciale del suo romanzo non è più, come vi dicevo, il matrimonio, ma una cosa importantissima che è il desiderio di felicità di una donna. Di questo lei parla nei suoi romanzi. Come può una ragazza essere felice? Anche questo, appunto, non ripeto adesso, ma il tema della felicità, ci risiamo, tema settecentesco. Ora, il tema dominante è questo. Ed è questa dominante, diciamo, desiderio di felicità in un matrimonio che fa sì che appunto il processo di soggettività rovesci l'eroina in protagonista e abbiamo appunto tre momenti che possiamo enucleare dai suoi romanzi. La soggettività, come vi ho detto, ovvero la formazione della ragazza, che avviene, questo lo vedremo proprio in ragione del sentimento, attraverso il dialogo, la conversazione. E questo, appunto, in questo lei è un erede di Shakespeare. Poi le passioni, l'amore non è in lei un semplice sentire, l'amore in lei è un complesso di relazioni interiori fra cui noi dobbiamo fare ordine. La prima è l'attrazione fisica, e lei lo sa benissimo, anche se ovviamente nel Settecento questo è scritto in punta di penna, però i suoi ragazzi e le sue ragazze, come primo movimento l'uno verso l'altro, hanno l'attrazione, poi il desiderio, poi la stima, la riconoscenza e infine l'amore. Bisogna mettere in fila tutti questi complessi sentimenti per arrivare a capire qual è l'uomo giusto. E questo è l'ordine interiore che bisogna fare. Poi c'è l'ordine esteriore, ovvero in che rapporto mi metto io con l'uomo. E qui c'è l'altra grande, straordinaria invenzione osteniana. Lei non pensa affatto a uomini e donne come complementari. Lei vede tra uomini e donne lo spazio di uno scambio continuo. Lo scambio è un termine economico molto forte e molto preciso nei suoi romanzi. Questa economia di scambio ha a che vedere con il contratto sociale, appunto. Allora, tutte queste faccende, che adesso vi ho elencato così, entrano fluendo proprio normalmente in ragione e sentimento. Allora, se voi avete letto il romanzo, io evito di farvi riassunto, se però non ne sapete niente, io ve lo riassumo un po'. Cosa volete che faccia? A o B? Riassumo un po'? Allora, il riassunto viene dal dizionario Bompiani, dizionario delle opere dei romanzi. Allora, romanzo della scrittrice inglese, pubblicato anonimo nel 1811. Alla morte di Henry Dashwood, la sua proprietà passa tutta intera nelle mani di suo figlio John, che, spinto dalla moglie, lascia nelle ristrettezze la matrigna e le sorellastre Eleanor, Marianne e Margaret. Queste si ritirano a vivere modestamente nel Devonshire ed Eleanor è così costretta a separarsi dal giovane che ama, Edward Ferrars. Nel Devonshire, Marianne si innamora di John Willoughby, giovane brillante ma di scarsi mezzi e di dubbi principi, il quale però presto l'abbandona per una ricca ereditiera. Intanto Eleanor viene a sapere che Edward è fidanzato in segreto da anni con una certa Lucy Steele, ma la madre di Edward si oppone alle nozze e dà al figlio minore, Robert, la proprietà che spettava Edward. Lucy, corteggiata da Robert, non esita allora a lasciare l'antico fidanzato che non può più offrirle l'esistenza agiata che ella desidera. E Edward, liberato da una catena che ormai gli pesava, si fidanza con Eleanor, mentre Marianne, consolata dall'abbandono di Willoughby, accetta di sposare un suo antico ammiratore, il colonnello Brandon. Allora, leggere le trame fa abbastanza ridere, perché come vedete la trama, del resto ci sono due studiosi canadesi, secondo me simpaticissimi, che avevano detto giustamente in uno dei loro testi intitolato L'universo del romanzo: la trama dell'Odissea è presto detta, un marinaio, la donna che ama e i suoi rivali. Fine dell'Odissea, no? Da lì, a partire da questo, uno può scrivere un giallo, un rosa, una spy story. Dipende, appunto, il problema non è tanto la trama, che è questa, che è molto banale, no? Sono proprio così, ma il come tutto questo avviene. Quindi, perdonatemi questa lettura di trama, ma giusto per intendersi, preferisco leggervi invece subito la presentazione che Jane Austen fa delle sue due protagoniste, perché in ragione e sentimento le protagoniste sono Eleanor e Marianne, che così ci vengono presentate.
siamo subito a pagina 6. Elinor, la figlia maggiore, possedeva un carattere forte ed inconsueta perspicacia e a soli 19 anni era già la consigliera della madre, riuscendo spesso a vantaggio di tutti a frenarne il carattere impulsivo. Aveva molto cuore, un'indole affettuosa e sentimenti profondi, ma sapeva dominarli. Una dote che sua madre doveva ancora imparare e che una delle sue sorelle aveva deciso di non imparare mai. Le virtù di Marianne valevano sotto molti aspetti quelle di Elinor. Era sensibile, vivace e irriflessiva in ogni cosa. Nei dolori e nelle gioie mancava del senso della misura. Era generosa, amabile, interessante, dotata di tutte le virtù, tranne che della prudenza. L'affinità fra lei e sua madre era impressionante. Ecco, in queste righe che disegnano i due caratteri fin dall'inizio, noi abbiamo delineata la natura dei due caratteri delle protagoniste, che non sarà quella che cambia nel corso del romanzo. Cambieranno i comportamenti delle due ragazze, ma questa natura rimane sostanzialmente uguale. Ma che cosa succede? Succede che, come avete potuto forse intuire, Elinor incarna il senso e Marianne la sensibility. Quindi il senso è il 700 e Marianne è l'800 che sta arrivando e che incalza con le sue passioni libere, selvagge, spontanee, mentre Elinor sa dominare i suoi sentimenti, quindi è la misura della ragione, la certezza e la chiarezza della ragione, la compostezza. Ora, se la cosa rimanesse a questo livello, avremmo due incarnazioni un po' piatte, come vi dicevo, di due attitudini filosofiche molto evidenti, no? In realtà Elinor e Marianne non sono delle semplici incarnazioni di questi due concetti, diciamo, ma sono una vera e propria interpretazione, nel senso che non restano mai ferme nella loro nel chiuso, diciamo, di questa loro definizione, ma attraverso lo scambio continuo si modifica l'una con l'altra. Per cui il sense dell'una sarà colorato di passione e la sensibility dell'altra sarà finalmente timbrata da un po' di buon senso, che è quello a cui Jane Austen punta sempre come un obiettivo importantissimo. Ora, se ne sono interpretazione, qual è il punto a cui arriviamo alla fine del romanzo? Che non siamo più di fronte solo alle emozioni dell'una o dell'altra, ma siamo per entrambe di fronte alla delineazione di alcune emozioni sensate. Questo è, come dire, il gioco che si viene formando fra le due sorelle. E il sense per entrambe alla fine, lo dice molto bene Pietro Citati in una recensione proprio a Ragione e Sentimento, il sense per entrambi è quello che gli antichi chiamavano saggezza, sto citando da lui direttamente, un luogo infinitamente superiore alla ragione e che è in primo luogo una vasta e complessa scienza dei rapporti psicologici. Quindi queste sono le due sorelle, questo interpretano le due sorelle in questo romanzo. Il romanzo è diviso in tre parti, come era tradizione allora. Nella prima abbiamo la presentazione dei personaggi, della scena in cui si muovono, delle conversazioni da cui dipenderà il loro destino. La seconda spartisce tutto l'insieme dei fraintendimenti e dei malintesi che si sono venuti sviluppando, perché ci deve essere l'ostacolo perché qualcosa possa essere risolto, infine sciolto nella terza parte con la conclusione rapida della storia intesa proprio come plot. L'intreccio finisce certo col matrimonio, dopodiché era così interessata la Austen al matrimonio che i matrimoni nei suoi romanzi finiscono tutti in tre righe, una pagina e mezza, cioè non gli interessa proprio più nulla. Quando si sposano le ragazze sono, come dire, diventano per lei totalmente indifferenti. Ora, certo però, Marianne e Elinor nel giro di un solo anno attueranno la loro educazione sentimentale e si sposeranno. E qui però un punto certo va detto, che il matrimonio in Jane Austen è una faccenda molto seria, ma è una faccenda molto seria perché è legata al denaro. E quindi siccome il denaro è una faccenda seria, e lo sappiamo tutti, no? Le due cose vanno a braccetto. Il matrimonio è importante perché è importante il denaro, il denaro è importante perché è importante il matrimonio.
Allora, quello di cui dispone una famiglia o anche un singolo personaggio in Jane Austen è descritto subito, fin dalle prime pagine, pensate all'inizio famosissimo di Orgoglio e Pregiudizio, no? È verità universalmente riconosciuta che uno scapolo di contot sterline debba sposarsi, e dicevo, non sono mai in lei ricchezze vaghe o incalcolabili, sono sempre denari attentamente dichiarati, pesati, e possono provenire dalla proprietà terriera, dall'aristocrazia, dalle colonie, per cui lei è ben consapevole anche di che cosa succede con gli schiavi, può venire da più o meno magri vitalizi, questo nei casi degli ecclesiastici ad esempio, oppure è quello nuovo, fresco, un po' più verso il quale si deve essere un po' diffidenti, che viene dalle nuove professioni, quindi il commercio, la marina, l'industria, la manifattura, eccetera, eccetera. Questo realismo economico di massima precisione racconta per l'appunto la verità universale di quella realtà, ovvero che è inutile che noi fantastichiamo o romanticheggiamo, che ci sono nell'ambito dei rapporti fra uomini e donne in una determinata società concreti rapporti di forza. Questi rapporti sono governati nell'Inghilterra del suo tempo dal denaro e dal rango, non si può sfuggire a questo. L'economia reale è dunque rappresentata nelle narrazioni, non è mai, come dire, studiata, ma è rappresentata come una economia di relazione. Quindi l'economia dei soldi diventa in lei un'economia delle relazioni. Studiando l'economia delle relazioni noi sappiamo che cosa succede dei soldi. Io, quanto lei sia stata capace di fare questa cosa così complicata, ve la dico attraverso i versi di un grandissimo poeta, Oden, che voi immagino conoscerete tutti. Oden, nella sua lettera a Lord Byron di Jane Austen, dice questo. Sono le lettere dall'Islanda, quindi lui sta viaggiando. C'è un altro autore nelle mie valigie. Voi non potreste urtarla più di quanto essa mi urti. Joyce, accanto a lei, è più innocente dell'erba. Mi mette in imbarazzo lo scoprire una zitella inglese della media classe descrivere gli effetti amorosi del contante, rivelare francamente con tale sobrietà le basi economiche della società. Ecco, a me pare che non ci sia nulla da aggiungere su come e quanto a fondo si è andata Jane Austen nei suoi romanzi nel descrivere la società in cui viveva. E a dimostrazione appunto di quello dall'idea da cui si può partire, ovvero che gli artisti sono dei meravigliosi pensatori, semplicemente non ce lo raccontano secondo un certo tipo di pensiero. Il ragione e sentimento si apre su una scena di morte, come avete sentito, il vecchio Dashwood sta morendo, chiama il figlio al suo letto, gli consegna di fatto il destino della matrigna e delle sorellastre e quindi consegna a lui nelle sue mani la condizione patrimoniale e dunque la condizione sociale di queste quattro donne. Ma la Fanny, che è la moglie di John, che è una perfida donna, lo convince che non vale la pena occuparsi così tanto delle sorelle, quindi di fatto John sfregerà il patto patriarcale, perché la scena della morte e della consegna da un padre a un figlio è una scena patriarcale classica. A quel punto le tre ragazze sono in una situazione materiale concreta molto peggiore. E da lì comincia a svilupparsi appunto quel tema della formazione intesa come necessità, uno, di acquisire la capacità di giudizio sufficiente a scegliere liberamente un buon marito, due, di imparare a distinguere fra le diverse forme e figure in cui si presenta l'amore, ve l'avevo detto, di attrazione, desiderio, stima, riconoscenza, eccetera, tre, di volere per sé la felicità di amare e di essere amate. Quindi la scrittrice da un lato registra perfettamente l'ordine patriarcale, denaro e rango, sesso e classe, ma non se ne lamenta, ne decifra la forza simbolica, ne accetta le convenzioni esteriori, ma compie una mossa vincente. Una mossa vincente perché sottrae di fatto le sue ragazze al dominio introiettato dell'uomo. Voi sapete che il pericolo per una donna non viene mai dall'esterno, viene sempre dall'interno.
L'introiezione di ciò che l'altro vuole è il pericolo, l'introiezione di ciò che l'altro pensa, dice, come lui ci definisce è il pericolo vero, no? Lei lo sottrae subito a questo dominio introiettato, perché le fa entrare sempre nel mondo accompagnate da un'altra donna. Non c'è nessuna delle ragazze di Jane Austen che se ne vada per il mondo da sola. O sono sorelle, come in questo caso Eleanor e Marianne, come in Orgoglio e Pregiudizio Jane ed Elizabeth, o sono amiche, o c'è una madre, o c'è una vicemadre. C'è sempre un'altra donna. Nel bene e nel male, perché poi Jane Austen non ha mai pregiudizi favorevoli per il proprio sesso, sennò diventerebbe ideologica, no? Quindi ci sono delle madri orrende a dir poco, disgraziate, proprio dei padri insensati, c'è un po' di tutto. Ora, entrare nel mondo con un vincolo d'affetti femminili, avere fiducia in sé, 5 minuti, e avere fiducia in sé sono i due elementi che permettono alla protagonista di Jane Austen di scegliere il matrimonio in modo autodeterminato. Allora, adesso salto un po' di cose perché vedo che... Allora, l'onda del romanzo è molto classica. Nella prima parte incontrano la felicità, una si innamora di Edward, quell'altra si innamora del seduttore, di Willoughby, quindi dell'uomo sbagliato. Poi c'è tutto lo scoramento, la disillusione, perché una scopre che l'uomo che ama si era fidanzato in precedenza con un'altra. Willoughby invece lascia tranquillamente Marianne perché si deve sposare con una ricca ereditiera, e nella terza parte infine la cosa si ricompone. Ma nel delineare questi comportamenti, a un certo punto nella seconda parte del romanzo noi incontriamo esattamente quello che per Jane Austen è la sciagura, la sventura. Che cos'è la sventura per una ragazza? La sventura per una ragazza può essere o sposarsi con un uomo che è un cattivo soggetto. Infatti Eleanor, quando pensa alla disperazione di Marianne per essere stata abbandonata da Willoughby, lei pensa invece che la sorella abbia evitato la sventura di sposare un uomo che era di cattivi principi, che era privo di scrupoli, oppure appunto di lasciarsi sedurre. E se una ragazza si lascia sedurre, cioè cede al primo impulso, l'attrazione e il desiderio, è come scaraventata fuori dalla società. E fuori dalla società per una donna di quell'epoca c'è la vera e propria morte sociale. E questo è il punto che assolutamente voglio mettere in chiaro, posso saltare gli altri eventualmente, ovvero che Jane Austen nel Settecento dice una cosa enorme, e che è molto semplice, che il contratto sociale rispetto al quale stanno lavorando tutti i neocontrattualisti del Seicento, il contratto sociale non dice la sua radice prima, che è il contratto sessuale. Questa cosa così semplice, cioè che il contratto sociale nasconde, cela, occulta il contratto sessuale, è detto dalla Patman nel 1987. In un testo che si chiama Il contratto sociale, che trovate adesso nuovamente in libreria perché per fortuna è stato ristampato, un classico del femminismo neocontrattualista, perché la Patman non solo analizza tutto il neocontrattualismo di quel secolo, ma arriva fino a Rawls, quindi arriva fino ai contemporanei, che continuamente ancora oggi, a suo avviso, negano la realtà, ovvero che il contratto sociale si fonda sul patto fra uomini in cui liberamente possono disporre del corpo delle donne. Questo è il nucleo del contratto sociale. Ora, voi capite che Jane Austen non sapeva niente di queste parole, no? Niente, però osservando aveva capito che dietro al matrimonio, che l'unica forma di inveramento per una donna del contratto sociale, c'è un contratto sessuale, ovvero che, no? Uomini e donne che devono stare insieme, perché fuori da lì la donna ha la sventura o il zitellaggio. E vabbè, su quel che sono le zitelle in Jane Austen, se leggete Emma scoprite tutto. C'è una zitella ricca, sta benissimo, no? La povera zitella è solo la zitella povera, cioè quella che non ha i soldi e quindi dipende sempre da qualcun altro. Ora, quindi, questa questione della sventura e del non detto cruciale del contratto sociale in Jane Austen è
fondamentale. E ci fa vedere la modernità della Austen, appunto, non tanto e non solo, perché certamente inaugura anche nel romanzo il discorso indiretto libero, ma perché, come diceva Proust, lo stile non è mai questione di tecnica, è sempre solo questione di visione. E lei vede nella sua società questo, e per questo è una grandissima artista, quella che la Woolf definisce la più perfetta tra le artiste. Perché a quell'epoca, appunto, scriveva senza rancore, senza odio, senza recriminare, non le interessava quello, le interessava vedere ciò che il suo occhio lucidissimo era stato in grado di vedere. Quindi una realtà politica precisissima. Naturalmente con Marianne abbiamo però anche diciamo, il romanzo sembra correre un pericolo estremo, perché Marianne a un certo punto, mentre sta ancora molto male per l'abbandono, fa una lunga passeggiata, prende un'infreddatura, da quell'infreddatura deriveranno delirio e febbre, e sembra quasi che debba morire. E uno, quando legge quei passaggi, dice: ci siamo, se la fa morire torniamo al vecchio romanzo, cioè torniamo al romanzo di un tempo in cui, appunto, una ragazza muore per amore, no? E il libertino ce la fa. E invece no. La pagina che Jane Austen dedica a Marianne, che una volta che le è passata la febbre, è una pagina che noi oggi potremmo leggere come pura autocoscienza, cioè lei dice esattamente alla sorella che la sua infreddatura, il suo male l'hanno condotta quasi al suicidio, che è lei che ha costruito per sé quelle condizioni per non aver capito come dominare i propri sentimenti, per non aver guardato l'esempio della sorella, non aver, insomma, utilizzato un po' di buonsenso. Sarà questo che le permette, appunto, di uscire dal crinale del vecchio romanzo e di diventare protagonista. L'ultimissima cosa che voglio dirvi riguarda il modo in cui funziona l'intreccio, perché, appunto, una volta che io ho sottratto il matrimonio come motore, no, devo dire, allora come fa? Lo fa, vi dicevo, attraverso il dialogo e le conversazioni. Nel senso che il romanzo è costellato di conversazioni, e dopo ogni conversazione scatta un elemento della trama. Ora, le conversazioni non sono però solo una questione tecnica, e ci risiamo, nonostante lei, vi dico, avendo letto Shakespeare, usa il dialogo in un modo fenomenale, ma è importantissimo perché lei mette in scena due soggetti entrambi parlanti. Parlano gli uomini, ma parlano anche le donne. Quindi le donne nei suoi romanzi pensano e parlano. Non ci sono mai conversazioni tra due soli uomini che la Austen descriva, perché lei sa che non sa nulla di quello che gli uomini dicono quando sono da soli. Quindi non inventa nessuna conversazione solo maschile, ma restituisce invece nel dialogo fra le ragazze tra loro, o le ragazze e i ragazzi, restituisce questa apertura dialogica che fa fuori in un solo colpo il monologo maschile, fa fuori il neutro universale maschile. Lì ci sono due soggetti, entrambi parlano. E quindi per una ragazza, per il romanzo di formazione, una ragazza non c'è da andare in giro per il mondo, non c'è da fare chissà che cosa, non c'è nulla da fare di importante, c'è da dire, e da dirlo nel momento giusto alla persona giusta. Quindi questa è l'altra grande invenzione austeniana, e per questa via, appunto, quella parola che nel romanzo di Jane Austen va dalla diceria al battibecco, al sottinteso, al frainteso, alla confidenza, al pettegolezzo, al monologo, al soliloquio, lei ha una specie di tastiera infinita per quanto riguarda l'uso della parola, diventa però, esplode, diciamo, in tutta la sua potenza trasformativa solo nel dialogo a due, e quel dialogo diventa una forma dell'azione. In questo scambio ci può essere, ed anche questo è un elemento di modernità, nello scambio fra uomini e donne ci può essere reciproco insegnamento. Una donna può insegnare a un uomo può insegnare a una donna. Brandon insegnerà molte cose alla sua Marianne. Di nuovo l'assenza di ideologia, l'assenza di pregiudizio, come dire, favorevole, e l'idea, appunto, che non si tratti di mettere insieme due metà di una mela, no?
che tra gli uomini e le donne quello che deve rimanere aperto è quell'interstizio, quello spazio dialogico che permette un vero e proprio scambio. Io credo che queste siano le ragioni per cui lei ha colpito al cuore la filosofia del suo secolo ed è arrivata a colpire il cuore e l'intelligenza di noi tutti dopo due secoli. Grazie. Dunque, chi desidera il libro di Liliana Rampello, Sei romanzi perfetti, edito dal Saggiatore, lo trova, spero, nella sicurezza là, nella libreria, nel banchetto della libreria. Allora, io ho trovato questa, poi io e Liliana non andiamo d'accordo su molti punti, però ho trovato una, usa il microfono, però ho trovato questa sua lezione illuminante per molti versi. Ci ha detto molte cose di ciò che possiamo ascoltare raramente in Italia, davvero. C'ho il microfono, vi prego di fare domande brevi. Le vuoi raccolte tutte assieme? Dipende se ce ne sono, vediamo un po'. No, se non ci sono domande vi annoiato a morte, e io rimango molto delusa, perlomeno non so lei. Però fatele le domande senza nessuna esitazione, brevi, senza fare la, vi prego, ve lo dico sempre, cioè signore, senza fare invece la lezioncina narcisista. Fate domande che siano comprensibili a tutti, così non siamo egoisti, ecco, diciamocelo chiaro. La prima osservazione, quando lei ha detto che è sempre stato nascosto, che il contratto sociale si basa su un contratto, è sempre stato nascosto che il contratto sociale si basa su un contratto sessuale. Se ricordo bene, Kant definisce esplicitamente il matrimonio come un contratto per l'uso reciproco degli organi sessuali, e Jaspers, commentandolo, dice che è un'orribile definizione da scapolo. Questo ironicamente. La seconda osservazione concerne la traduzione proprio del titolo, Sense and Sensibility, con ragione e sentimento. Ma potrebbe forse anche essere, si può discutere se sense corrisponda alla saggezza, al senso, e sensibility al senso, come noi lo intendiamo in italiano. Una traduzione alternativa, forse più fedele, potrebbe essere sensualità e sensibilità, perché è una differenza tutta interna al sentire. Ecco. Siccome sono molti i capolavori della letteratura inglese che hanno ricevuto delle traduzioni che si allontanavano dalle traduzioni calco, perdendo qualcosa del significato, mi chiedevo se anche in questo caso poteva sussistere il dubbio. Allora, raccogliamo tutte le domande un po' assieme, così poi altre domande di questo genere, di altro genere, non devono essere così specifiche. La signora volevi far notare che fosse il primo che si è espresso sul matrimonio in questo senso, è stato Aristotele. Altre domande? Questo prima fantastico. Sì, buonasera. Rispetto alla lateralità di Jane Austen, rispetto alla dialettica uomo-donna, a cui ho accennato nell'inizio della presentazione, che poi da quanto ho capito si ripropone anche nei romanzi, come viene interpretata dall'uomo? Cioè, come è possibile effettivamente per la donna mantenere questa lateralità pur poi rientrando in una sorta di dialettica uomo-donna all'interno del matrimonio? E
E poi credo che sia una domanda che si rifletta anche su come sono stati letti in ottica dialettica o meno i romanzi della Jane Austen al suo tempo. Grazie per la domanda. Altre domande? Non fate poi quelli che venite qua e fate le domande private perché non osate e così siete egoisti solo a lei, così ce l'avete tutta per voi. Altre domande pubbliche? Così. Sì, io vorrei chiedere se si potesse riprendere la questione dell'altra donna che è presente nei romanzi, approfondirla. Grazie. Sono interessanti le domande di stasera. Altre domande? Ah, non è possibile. No, aspetta ancora un secondo. Abbiamo ancora bisogno di due domande. Una è qua. Non so come dire, vorrei una lettura breve del personaggio di Fanny di Northanger Abbey in questa visione. Fanny si chiama, eh? Di Mansfield Park? Sì. Non di Northanger Abbey, perché non c'è una Fanny. Aspetta, cioè, di quale romanzo? Scusi, non sto capendo proprio la domanda. No, quella di Northanger Abbey, comunque si chiama. Catherine Morland? Sì. Ah, Catherine. Ho confuso. Ok. Allora, ancora un'altra domanda, poi chiudiamo le domande, cioè le chiudo, che li rivoglio o no, faccio il dittatore questa sera. Nessun'altra domanda? Eccola. Sei disposta per firmare i libri? Un brevissimo ringraziamento perché è stata illuminante per me. La domanda è questa: si può paragonare la Austen ad altre scrittrici? Cioè, ci potrebbe essere una visione propria delle donne che scrivono? Grazie della domanda. Nel senso di scrittura femminile? Questo sì, giusto, dovevo aggiungere. C'è ancora qualche altra domanda o chiudiamo? Cioè, chiudiamo e lasciamo ovviamente la parola alla professoressa Rampello. Ok, lasciamo la parola alla professoressa Rampello. Allora, rispetto alla prima domanda, alla prima parte, c'è questo, c'è anche lì, c'è Incan, c'è Jasper. Certamente il problema è un altro, il problema è la riflessione che a partire da quel dato viene fatto. I nomi che lei ha portato non hanno messo al centro quel contratto sessuale, hanno ragionato sull'altro piano, quello non hanno ragionato sul contratto sessuale, ridefinendo la società a partire da quello, ma hanno lavorato sul piano esclusivamente del contratto sociale. Peraltro, io non pretendo di dire che nulla è stato detto fino a Jane Austen, perché la Nica giustamente ricordava Aristotele, ma io vi posso rimandare, se volete vedere tutto l'arco delle discipline umane, leggete Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, lì sono attraversate tutte. Per sapere che cosa era, che cosa voleva dire trascendenza, immanenza, che cosa voleva dire la significazione, il luogo in cui le donne venivano definite quando è l'uomo che parla. Io ho cercato di portare il ragionamento perché fosse chiaro che quando a parlare una donna le cose cambiano, la visione cambia, i sessi non sono simmetrici, l'ho detto, ciò che dice un uomo è parziale tanto quanto ciò che dice una donna. Dunque nessun uomo mi riassume nel suo universale. Questo è il tema che anche Jane Austen ai miei occhi pone. Allora Kant non ammette minimamente questa idea di differenza sessuale, ma proprio per nulla. Ma perché giustamente non è nella sua testa e quindi non si capisce perché avrebbe dovuto proporla. E a tutt'oggi
i nostri contemporanei, che pure dovrebbero essere ormai edotti da moltissima scrittura femminile, da moltissimo pensiero delle donne, al 90% lo ignorano. Lo ignorano, ovvero non lo leggono. E questa è una cosa che a me, francamente, rende molto polemica, perché io studio uomini e donne e mi ritrovo spesso a discutere con uomini che studiano solo gli uomini. Allora, adesso per me quegli uomini sono asini, come i miei vecchi studenti. Asini, non parlo con chi non sa. Cioè, non può ammettersi di fronte a me qualcuno che nel 2015 ancora mi dice che non conosce moltissimo del pensiero femminile filosofico e continua a dirmi no, però l'aveva già detto quello lì, no, questo l'ha già detto quello là. No, che cosa hanno detto alcune donne del loro essere donne, che se permettete lo possiamo anche autodefinire. Questa è la prima cosa. La seconda cosa riguardava invece la traduzione. Allora, su questo siamo in un campo apertissimo e mi rendo conto, cioè, nel senso che, come sapete, intanto le traduzioni sentono il tempo in cui sono fatte, no? Per cui, come dire, dal Settecento ad oggi i titoli anche italiani di questi romanzi sono cambiati. È difficilissimo anche per noi trovare l'esattezza del senso inglese, perché la nostra società è molto diversa, la lingua è un elemento che racconta il sociale. Noi non ce l'abbiamo quel tipo di parola che non sia appunto questa, come lei dice, anche se giustamente in parte generica, di ragione, no? Ma non credo però, da quel che mi pare, che sensualità sarebbe l'esatta definizione del senso inglese. Tenete presente ad esempio che in nessun romanzo la Austen utilizza il termine logic o logical, lei usa sempre reasonable. Allora anche reasonable non è esattamente ragionevole. Quindi la questione che lei ha posto è molto complessa ed è molto, come dire, delicata ed è molto da lasciare, secondo me, anche alla ricezione e agli strati di ricezione che man mano nel tempo di una determinata parola si vengono a stratificare. Non saprei rispondere, non saprei dire sì, sarebbe no, meglio. La cosa, secondo me, la cosa pensi a più banale, it's a nonsense. Cioè, non... In italiano è intraducibile, no? Però... Scusa? Infatti noi diciamo nonsense, non diciamo... Sì, sì, però non... quando invece parla in inglese capisce benissimo che ha un significato preciso che è molto simile a quello... si avvicina molto a quello... Se non sta dicendo qualcosa di che ha una qualche ragione o giustificazione, insomma. Scusa, se ti interrompo. Direi anche, cioè, io non sono in grado di rispondere perfettamente a questa sua domanda, direi però che questo forse ci permette di capire come mai, ad esempio, in Italia i romanzi di Jane Austen siano stati poco compresi, perché ci manca proprio quel linguaggio. Cioè, a noi manca il linguaggio, il Settecento italiano non ha niente a che vedere col Settecento inglese, no? A noi manca quel linguaggio per cui quando e dove noi avremmo potuto mai affermare il senso, nel significato che ha per la struttura sociale proprio inglese, per la struttura anche di pensiero inglese. Quindi questo ha portato anche a interpretazioni e misinterpretazioni molto, molto forti dei romanzi di Jane Austen. Io accennavo al fatto che nella cultura anglosassone invece i suoi ragionamenti sono chiarissimi, cioè tutti capiscono cosa sta dicendo, no? Tutti sanno che cosa significa sense, perché è una loro parola, è una parola che si è stratificata nella loro cultura. Ma sarebbe come cercare, ad esempio, all'interno di tutti i suoi testi le moltissime citazioni implicite. Allora, anche rispetto a ogni citazione implicita, il traduttore potrebbe, come dire, trovarsi di fronte a una molteplicità di possibili interpretazioni e di possibili traduzioni. Quindi io sono più, come dire, sono meno severa di lei rispetto alle traduzioni, perché poi penso che una parola nell'arco del romanzo comincia a significare molte cose e quindi cerco di capire, indipendentemente dal fatto che quella parola sia perfettamente aderente
alla parola originaria, insomma, cioè che la parola italiana possa aderire perfettamente alla parola originaria. La seconda questione invece, allora, qui sulla lateralità bisogna ben intendersi, ovvero quando io dico che lei scarta, lo dico nel senso proprio doppio del verbo scartare, scarta nel senso che elimina la possibilità che sia un uomo a definire il suo essere donna, e scarta come nel gioco del pallone, no? Che sposta continuamente la questione. Ora, rispetto alla dialettica servo-padrone, aver messo al centro la dialettica uomo-donna è uno scartare il pensiero hegeliano e uno spostare il tema a quello che per lei era la centralità. E non è che per lei fosse la centralità per un lungo, stravagante o occoltissimo pensiero, ma perché, come dire, lei dà credito alla sua esperienza. E questa è una cosa importantissima, no? Dà credito a ciò che lei sa di sé, ciò che vede, ciò che può imparare guardando e quello che succede sotto i suoi occhi. Questa è la sua grande sapienza, viene dall'esperienza diretta, e in questo senso appunto è collegabile, no, con tutti i nomi che vi facevo prima, cioè Wolf parte dalla propria esperienza, Zambrano parla delle viscere a partire dall'esilio, Stein parla dell'empatia a partire da quello che le sta succedendo, Veil, non parliamone, no, sulla trasformazione che l'esperienza stessa ci può dare. Cioè il pensiero delle donne molto spesso, senza che questo escluda il fatto che anche uomini possano pensare in quella direzione, il pensiero delle donne ha dato credito all'esperienza, a ciò che potevano sapere. E tenete presente che questo è diventato così ormai invece fruibile, che insomma dagli neuroni specchio alle teorie dell'empatia di questo si sta parlando. Cioè il neurone specchio è una teoria delle emozioni, non è una teoria della logica concettuale. Allora, da questo punto di vista, quindi, io direi che lo spostamento le ha permesso appunto di vedere che tra uomini e donne ci poteva essere uno scambio. Questo l'ha resa capace di disegnare uomini e donne non come delle finzioni, non come tutti bianchi o tutti neri, no? Appunto tutti i suoi personaggi, se ci fosse il tempo, insomma, lei ha una teoria di personaggi che hanno sempre al loro interno uno strano rovello che poi dopo noi potremmo dire è quell'essere insieme uomini e donne, no? Quel non essere solo una cosa, nessuno di noi è solo una cosa. Ora, non possiamo mettere nella sua testa cose che sono arrivate molto dopo, però certamente i semi di questo sguardo sono i semi che hanno visto anche questo, senza le parole per dirlo, ma le parole per rappresentarlo sì. Ed è questa la... È in questo che io ritengo veramente gli artisti dei potentissimi profeti, cioè veramente antivedono, no? Vedono prima, vedono e sentono prima, ed è questo che permette loro di darci una rappresentazione così vivida di questioni a cui noi magari arriviamo appunto col pensiero molto molto dopo. Per quanto riguarda invece... Adesso non so, naturalmente non pretendo di essere esaustiva, però insomma erano solo delle indicazioni, diciamo, di un percorso. L'altra donna, allora, non so, potrei parlare per un'ora e mezza, cioè nel senso che della vita, partiamo da una cosa banale come la biografia di Jane Austen. La biografia di Jane Austen è poverissima, infatti tutte le biografie si assomigliano, raccontano le sette stesse cose, eccetera, eccetera, però... di sicuro tutte le biografie ci rimandano a un'esperienza decisiva che lei fa nella sua famiglia, che è il rapporto con la sorella Cassandra, la sorella maggiore. Questo rapporto è quello che lei in qualche modo fa rivivere, è l'unico dato biografico che noi possiamo sentire nei suoi romanzi, la fa rivivere dappertutto. E vi dicevo, mette in scena delle sorelle, o mette in scena delle vice madri, o mette in scena in persuasione in modo straordinariamente chiaro l'ordine simbolico della madre. Anne ha obbedito a un consiglio sbagliato della vice madre, perché sente che per essere fedele alla propria esperienza non deve allontanarsi dalla sua radice prima, che è la radice della sua origine, ovvero la madre e la donna a cui la madre va delegato la sua educazione.
Questo discorso apparentemente complesso naturalmente nel romanzo si svolge in modo assolutamente più comprensibile e immediatamente anche leggibile. Benché il titolo, ci risiamo, il termine persuasione ad esempio, che certo è tradotto esattamente come dall'inglese, la persuasione è stata intesa in molti modi, è stata intesa anche come un obbedire sbagliato di Anne a un cattivo consiglio. Tutta l'ultima parte del romanzo invece ci fa vedere che lei aveva capito perfettamente che il consiglio era sbagliato, ma che c'era una legge superiore a cui lei voleva rimanere fedele per non sbagliare da sola nel mondo. Quindi l'altra donna serve nella costruzione del romanzo osteniano, l'altra donna serve a non lasciare le sue ragazze da sole. Lei sa che le ragazze da sole sbagliano. Dunque, a fronte di madri che non funzionano, pensate alla madre di Elizabeth Bennet, è un disastro, addirittura Darcy nella sua grande dichiarazione d'amore, ho resistito, ma non ce la faccio, devo dirti che ti amo, anche se sto sbagliando tutto, per il rango non me lo permetterebbe, e tu hai una famiglia di cui ci si deve vergognare. Anche la madre che sbaglia ci fa vedere nel testo però una sorella maggiore, che è Jane, che non sbaglia, quindi c'è sempre un'altra. E quest'altra adesso per rispondere a chi chiedeva di Northanger Abbey. Northanger Abbey arriva dopo, esce postumo assieme a Persuasione, arriva dopo una lunga riscrittura e lei lì ha già in mente che è un uomo che può insegnare. E Catherine però non è che sia completamente sola, ha una eroina negativa davanti, che è la sua amica, quella che lascia il fratello. Quindi è in coppia anche lì abbiamo una coppia di ragazze che, come dire, si leggono l'una con l'altra e Catherine impara molto dalla negatività dell'amica. A quel punto a educare Catherine a uscire dalla sua follia di lettrice di romanzi gotici sarà Tilney, sarà l'uomo che poi lei sposerà. Ma tenete anche presente che poi in particolare l'abbazia di Northanger è veramente una parodia del romanzo gotico. Quindi è quello che più si discosta dalla trama tradizionale che utilizza la Austen. La Austen, io credo che sia la prima grande maestra di libertà settecentesca. Poi io posso dire chi metto io in fila dopo di lei, nel senso che ce ne sono molte, in primis Virginia Woolf, ma anche Ivy Compton Barnett, che è un altro genio del dialogo. Ma questo non perché io creda a una scrittura femminile, a questo, cioè io al fatto che si possa dire questo è scritto da un uomo, questo è scritto da una donna, sì e no. E comunque non è quello il centro della questione, perché il problema a mio avviso è la posizione rispetto al mondo che si vuole raccontare. Non è tanto una questione di tecniche di scrittura. Faccio l'esempio Wolf Joyce, perché è il più preclaro, naturalmente entrambi grandissimi, non è una questione di valutazione del valore dell'uno rispetto all'altro, tecniche simili, flusso di coscienza, monologo interiore, eccetera, eccetera, un unico giorno, no? Il giugno del 25, via dicendo. Che cosa c'è di profondamente diverso? Che mentre la Wolf sta cercando con Mrs. Dalloway, con quel romanzo, sta cercando di rappresentare la temporalità di una donna che non fa nulla, perché Mrs. Dalloway deve solo dare una cena la sera di quella giornata, e a lei interessa rappresentare quella figura per far capire il presente di una donna, quello che le capita al presente, Joyce fa un lungo percorso per raccontare una vecchia storia, perché l'Ulisse ha, come dire, no? In modo epifanico proprio ci fa vedere la storia dell'Odissea rivista nel Dublino del suo tempo. Quindi, come dire, tecniche analoghe, io vedo nella Wolf una visione nuova, perché lei vede un soggetto imprevisto nella storia che è la nascita della donna a cui non capita nessuna avventura se non la sua stessa vita, la storia è la storia che le capita, non la grande storia. Joyce fa un'altra operazione, quindi grandissimo innovatore linguistico, ma dentro ha una visione ancora fortemente ancorata al passato. Quindi se noi avessimo le pagine di Proust
prive di firma che ci arrivano in una bottiglia. Proust ha una capacità di scrivere fino allo spasimo, l'ultima delle nostre sensazioni. Quindi io adoro Simenon, ad esempio, io credo che uomo tremendo, di cui non bisogna mai leggere la biografia perché sennò non ridiamo, ma Simenon ha una capacità di penetrazione della mente femminile assolutamente straordinaria, ne vede anche tutte le parti d'ombra, le parti opache, le parti orribili, no? Io ho finito l'altra notte Il male assoluto, vabbè, c'è questa signora che è terrificante, cioè, se voi leggete, ma sono, come dire, non si può, secondo me non dobbiamo inchiodarci a dire scrittura femminile, scrittura maschile. Lì di nuovo la grande maestra è la Woolf, la Woolf dice la mente dell'artista, non i corpi, i corpi stessi sono due, la mente dell'artista è androgena e deve bruciare nella propria combustione il sesso di appartenenza, perché è solo in questa fiamma che tutto brucia che, come Shakespeare e come Austen, dice la Woolf, noi andiamo incontro ai personaggi veri, a quelli che parlano a tutte le parti di noi, perché anche noi non siamo solo una cosa, cioè dopo tutto il Novecento non possiamo certo dichiararci solo una cosa, no? La moltiplicità dell'io è qua dentro e fuori di noi continuamente. Quindi perché inchiodare... Tra l'altro la Woolf descrive in Orlando. In Orlando. Ma perché? Perché inchiodare la cosa e dire allora le donne scrivono in un modo, le donne scrivono e gli uomini scrivono in un altro? Certo, c'è una diversa esperienza del mondo all'origine della scrittura di una donna o di un uomo, perché sicuramente la loro esperienza del mondo è diversa. Perché il mondo passa anche attraverso i nostri corpi. Quindi se il corpo biologico è diverso è evidente che io faccio un'esperienza del mondo diverso, ma banalmente ricordo questa cosa bellissima che diceva la Bocchetti negli anni 70, insomma, una donna che cammina di notte al buio da sola e sente dei passi dietro le sue spalle ha un'esperienza diversa da quella che aveva un ragazzo degli anni 70, no? Un'esperienza del mondo diversa, banalissima, però. Quindi io ragionerei più su questo, cioè sul fatto che ognuna e ognuno fa un'esperienza diversa in relazione al suo sesso, poi diversa rispetto a tutte le altre grandi differenze che sono quelle sociali, quelle politiche, quelle economiche, perché poi, no? Le differenze sono migliaia e questa molteplicità viene rappresentata in un modo o nell'altro, ma mai partire dal testo per dire ah, ecco, qui sì che si sente una donna. Allora, un applauso a Lili Rampello. Il libro è là. Se volete una sua firma, lei è qua e ve la metterà, e poi la metterà anche sul mio, che invece mi è giunto tanto tempo fa, ma la firma non c'è ancora, ma me la metterai dopo. Grazie di cuore e speriamo di averla presto di nuovo tra di noi. Grazie a voi. Grazie.